La natura e le sue leggi sono percorsi a noi per lo più sconosciuti e misteriosi, ed a volte l'uomo, nella sua inconsapevolezza e superficialità, commette errori fatali per alcuni animali. Se durante una passeggiata in un bosco vi doveste imbattere in cuccioli di capriolo, non chiamatelo Bambi, perché Bambi non è una specie animale ma solo un personaggio della Walt Disney, non è solo ed abbandonato. Non toccatelo e non prendetelo in braccio, lo condannereste a morte. La madre, che lo sta allattando, non lo riconoscerebbe più e morirebbe di fame. Come poteva succedere a due splendidi cuccioli, poi fortunatamente presi in carico da personale autorizzato ed allattati artificialmente? Questi sono caprioli persi per l'ambiente che faranno una vita sempre dipendente dall'uomo e non va bene. Il capriolo ha una strategia riproduttiva per cui la madre sembra abbandonare i piccoli, in realtà i piccoli stanno nascosti nell'erba e hanno un colore mimetico che assolutamente li rende difficilissimi da vedere, non hanno odore per diverso tempo dopo nati, quindi quel capriolo che sembra abbandonato in realtà è l'animale più difeso del mondo perché nessuno lo vede e nessuno lo sente nel suo odore. Non hanno ancora un nome i due cuccioli scampati a morte certa, ma presto faranno parte del nutrito numero di esemplari che dimorano nello splendido parco naturale del Monte San Bartolo a Pesaro. Periodicamente, ecco, organizziamo queste uscite che però si svolgono, ripeto, all'alba e al tramonto, quindi vuol dire che se uno vuol vedere il capriolo nel suo habitat naturale, avere quasi la certezza di vederlo, deve avere anche la voglia di alzarsi almeno alle 3 della mattina per poi trovarsi nei punti prestabiliti che noi conosciamo, dove hanno dei passaggi diciamo soliti, e quindi è possibile vederlo. Quindi invito anche lì tutti a andare nel sito del Parco San Bartolo e di iscriversi alle newsletter per rimanere informati. In questo polmone verde a ridosso del mare, un'associazione di volontari, l'URCA, si occupa della didattica e conoscenza dell'universo faunistico della macchia mediterranea. Siamo soddisfatti perché il capriolo lo siamo riusciti a farlo conoscere. Sappiamo pressappoco, insomma, il numero che abbiamo, perlomeno abbiamo stimato con sufficiente sicurezza il numero. Siamo riusciti a comunicare con le persone interessate al parco, abbiamo valorizzato la componente faunistica del parco, quindi il progetto va avanti con soddisfazione.